Pierpaolo Pasolini è la città di Matera, due destini che si incrociano ancora una volta. Oggi come 50 anni fa, con la straordinaria realizzazione del Vangelo, oggi come allora, in un clima di profondo cambiamento che sta interessando la città, impegnata in particolare nel percorso di candidatura a capitale europea della cultura, mettere a fuoco in modo approfondito e originale la genesi del Vangelo secondo Matteo, uno dei capolavori di Pierpaolo Pasolini, e il rapporto del regista con Matera e i sassi dello spopolamento, che nell'estate del 1964 divennero una personalissima rilettura della Gerusalemme biblica. È infatti questo l'obiettivo di Pasolini a Matera, il Vangelo secondo Matteo 50 anni dopo, nuove tecniche di immagine, arte, cinema, fotografia. La mostra, che resterà aperta a Matera, Palazzo Lanfranchi, fino al prossimo 9 novembre. L'esposizione a cura di Marta Ragozzino, soprintendente per i beni storici e artistici della Basilicata, e Giuseppe Appella, direttore del MUSMA, con Ermanno Taviani, docente di storia contemporanea all'Università di Catania, e con la collaborazione di Paride Leporace, direttore della Lucana Film Commission. L'affascinante percorso multimediale è diviso in 6 sezioni e racconta la storia e i luoghi del Vangelo in relazione al clima culturale e artistico lucano e italiano di quegli anni. L'ultima sezione, intitolata Tra Gruppo 1 e Gruppo 63, presenta importanti opere d'arte realizzati dai principali protagonisti del dibattito artistico degli anni 60. Ad accompagnare la mostra, gli scatti di Mario Carbone, fotografo e documentarista, che proprio nel 1960 realizzò un'ampia campagna fotografica in Basilicata, fu utilizzata dallo stesso Carlo Levi per il viaggio preparatorio di Lucania 61. Questa iniziativa, afferma il direttore di Matera 2019 Paolo Verri, è molto più di una mostra. Si tratta di un prezioso e inedito racconto sui 50 anni del Vangelo secondo Matteo, che il grande regista volle girare nei sassi di Matera, dando una svolta al dibattito nazionale e internazionale sul futuro degli antichi rioni, patrimonio mondiale dell'umanità. La candidatura di Matera a capitale europea della cultura è strettamente legata a quella straordinaria esperienza cinematografica e culturale. La cultura vissuta e interpretata attraverso le sue coordinate, dunque, intesa cioè come volano di rilancio dell'intero tessuto cittadino. Quali sono i linguaggi che parla la mostra dedicata a Pasolini? La mostra dedicata a Pasolini parla i linguaggi dell'arte tra gli anni 50 e 60, ma anche i linguaggi dell'arte di oggi, e quindi il linguaggio del cinema, il linguaggio della fotografia, il linguaggio artistico in senso stretto, il linguaggio della letteratura, il linguaggio della storia. Quindi dall'arte si muove in tante direzioni. Linguaggi accessibili a tutti? Linguaggi accessibili a tutti, certo. Poi c'è un percorso della mostra che è pensato per tutti. Poi ovviamente alcune figure, Carlo Levi, altri registi, scrittori, bisogna avere, diciamo, conoscerli, però si può imparare a conoscerli anche attraverso questa mostra. Siamo sufficientemente maturi per affrontare e fare i conti con la figura gigantesca di Pierpaolo Pasolini? Beh, sicuramente sì e sicuramente no al tempo stesso, nel senso che Pasolini ha sempre cercato di fare il contrario di quello che ci si aspettava da lui, e quindi quando tutti si aspettavano un film scandalo sul Vangelo, ha fatto un film che è piaciuto tantissimo a una gran parte dei sacerdoti, della Chiesa, che ancora oggi se lo rivedono, lo celebrano, così come ha fatto dei film anche molto disturbanti e tutt'oggi, diciamo, come il suo ultimo film. E quindi siamo pronti, ma confrontandosi con una figura che non è mai stata banale, ecco, nel bene o nel male. Un vero e proprio percorso multimediale imponente dedicato alla figura e all'opera di Pierpaolo Pasolini. Come va letta la mostra? Come è strutturata? La mostra, intanto la mostra occupa praticamente tutto il museo, si dipana in tutte le sale, a partire dalla Chiesa del Carmine, che è l'ingresso, una sorta di biglietto da visita della mostra. È una mostra multimediale, è una mostra polifonica che parla attraverso tanti linguaggi diversi. Si comincia appunto con la Chiesa del Carmine, poi si entra e si attraverserà tutto il museo. Cosa racconta questa mostra? Questa mostra racconta il Vangelo secondo Matteo,
e lo racconta in relazione alla nostra terra, all'Italia del Sud, dove Pasolini sceglie di andare a girare il suo film sul Vangelo, in particolare la Basilicata e ancor più in particolare rispetto a Matera, che è stata tra tutti questi luoghi scelti nell'Italia del Sud il set più importante nel quale Pasolini ha voluto vedere e ambientare Gerusalemme. E naturalmente, non potendo mancare questo appuntamento e non potendo mancare il desiderio di raccontare questa storia in un modo nuovo, in un modo, posso dirlo, inedito, e bisognava raccontare anche la nostra città, anche Matera in quel momento, un momento particolare per la storia recente di Matera e della Basilicata. E quindi l'ultima sala in cui si racconta il Vangelo parla di Matera, la Matera che Pasolini ha incontrato, la Matera che Pasolini ha voluto scegliere, e poi si salirà nella sala delle arcate e lì un'altra sezione ancora, una sezione che parla della scultura contemporanea, che chiuderà questo lunghissimo percorso di migliaia e migliaia di metri quadri. E allora, andando con ordine, è una mostra che parla a tutti, i pubblici, non ci vuole una laurea in letteratura italiana o in storia del cinema per entrare in questa mostra, però anche gli specialisti di Pasolini, sotto tutti i suoi diversi aspetti, troveranno pane per i loro denti. Una mostra che parla a tutti, che può essere letta in tanti modi diversi, a tanti livelli, perché è una mostra molto visiva, è una mostra che lascia uno spazio assoluto all'immagine, innanzitutto al cinema, perché è una mostra sul cinema, ma non solamente al cinema, alla fotografia, all'arte figurativa, alla letteratura, alla poesia e poi alla storia della società, alla storia della nostra città, a quel momento così complicato, alle contraddizioni che caratterizzavano quel passaggio di fase. La mostra inizia nella Chiesa del Carmine, dove i visitatori possono entrare liberamente, non si paga il biglietto, come non si paga il biglietto nella sala dove adesso siamo, che è la Sala Pascoli. Nella Chiesa del Carmine abbiamo realizzato una grande installazione che vede attori, alcuni elementi della mostra di scultura, sono rappresentati tutti gli scultori che saranno poi protagonisti della sezione vera e propria, delle nuove tecniche di immagine, e che sono gli scultori, gli artisti, diciamo meglio, Achille Perilli, Gastone Novelli, Toti Scialoia, il gruppo 63, e poi gli scultori del gruppo 1, che si era formato proprio negli stessi mesi in cui Pasolini comincia a lavorare attorno al Vangelo, a pensare al Vangelo, a lavorare alla realizzazione, che sono Nato Frascà, Nini Santoro, che è uno scultore lucano di Ferrandina, va detto, perché era allora un giovane scultore importante, e Giuseppe Uncini e Nicola Carrino, il maestro Carrino, un altro meridionale perché è di Taranto. Bene, insieme alle sculture che ci danno un assaggio della mostra di scultura, abbiamo un'altra straordinaria operazione che fa capire il livello di complessità che questa mostra riesce ad avere. Su uno schermo attraversabile, una tripolina, si dice così, mi hanno detto in termini tecnici, sono proiettate le fotografie di una performance, le fotografie fatte da Antonio Masotti, un fotografo bolognese, di una performance molto importante che un artista concettuale del Novecento, si chiamava Fabio Mauri, un artista importantissimo, che era amico di Pasolini dai tempi dell'università, dai primi anni 40, chiede a Pasolini, Fabio Mauri, di realizzare con lui una performance. E questo ci fa capire come poi Pasolini fosse legato agli artisti contemporanei, nonostante dicesse parole molto forti sull'arte contemporanea, ne sentirete in mostra, però poi frequentava le gallerie, frequentava le mostre, frequentava gli artisti moltissimo, e Fabio era un suo amico. Bene, Fabio Mauri proietta sulla camicia bianca di Pasolini il Vangelo secondo Matteo. Antonio Masotti fotografa, rimangono queste fotografie così importanti e noi proiettiamo le fotografie su questo schermo e si passerà attraverso. Lì la mostra comincia. Al di là dello schermo, al di là dello specchio, il primo narratore, Goffredo Fofi, che ci introduce alla mostra. Poi usciamo dalla chiesa, veniamo qua dove siamo adesso, nella Sala Pascoli. Nella Sala Pascoli si racconta il cinema prima del Vangelo e si racconta il cinema attraverso il cinema, rimontato, ripensato per
per questa nostra occasione, quindi Accattone, Mamma Roma, La Rabbia, ridotti, sintetizzati per poter essere gustati all'interno di un percorso museale, un percorso di mostra come quello che stiamo attraversando. Schermo, grande altro schermo dall'altra parte, la ricotta, che è un passaggio fondamentale nel percorso che ci porta verso il Vangelo, e poi i monitor con gli approfondimenti, le fotografie, in tutte le sale c'è la stessa struttura, grandi schermi, monitor con gli approfondimenti, una postazione multimediale, un touchscreen nel quale ci sono i contenuti di approfondimento, grandissime immagini come quella bellissima che abbiamo alle spalle grazie all'Istituto Luce che ce l'ha concessa, di Pasolini nel suo studio che ci guarda, guarda noi che entriamo, e dietro queste grandi strutture in tutte le sale i documenti più gli originali, gli inediti, le carte scritte da Pasolini, le sceneggiature con le correzioni, insomma un materiale straordinario che arricchisce questa mostra in maniera strepitosa. E poi si sale di sopra e al primo piano, nelle salette che noi chiamiamo dell'arte contemporanea, si racconta l'ideazione del Vangelo, sempre allo stesso modo, lo schermo, la proiezione, i monitor, eccetera, con tutti i documenti originali che se adesso ve li comincio a raccontare andiamo avanti tutta la sera, e poi si entra nella realizzazione, tre grandi lamioni della Pinacoteca del Rico trasformati nella realizzazione, produzione, ricezione, nella critica del tempo del film, quindi la presentazione al Festival del Cinema di Venezia, il premio della critica cattolica, lo SIS, un premio importantissimo. E poi il dibattito internazionale che possiamo leggere attraverso gli articoli di giornale che abbiamo recuperato, originali, che sono montati in maniera molto interessante su queste bacheche. E poi si esce da questa sala dove c'è una grande sorpresa che i visitatori dovranno scoprire da soli, si esce e si entra nell'ultima sezione di questa parte che racconta la storia di Matera, racconta la Matera degli anni 60, lo svuotamento dei sassi e tutta questa storia che Pasolini ci ha aiutato a far conoscere al mondo attraverso il suo film. E poi si sale al piano di sopra, nella sala delle arcate, e un centinaio di sculture, non poche, ci raccontano le nuove tecniche di immagine e questa conclusione in grandezza di questo percorso. Gli scatti di Mario Carbone risalenti al 1960, che cosa emerge? Emerge un quartiere, chiamiamolo quartiere, dei Sassi, che ancora era abitato, cioè in quel periodo molti abitavano ancora in questo quartiere, ed è una documentazione secondo me interessante proprio da questo punto di vista. Oggi i Sassi sono abbandonati, mentre allora, magari con tante difficoltà, però erano in un certo senso curati dalle persone che vivevano allora, capito? Loro curavano le mura, li impiancavano, curavano i giardini, cioè facevano una fatica enorme, però era un po' più vivibile. Adesso è l'abbandono, sono rimaste. Ho visto da lontano, perché non sono andato giù, ho visto da lontano che ogni tanto si intravede una casa nuova, pulita, probabilmente qualcuno abita ancora lì, qualche studio magari di artisti, non so. Però questo, oggi, viste queste fotografie, si può capire, hai capito, cosa erano i Sassi allora. Gli scatti ebbero un ruolo importante anche poi nella produzione di Levi? Beh sì, chiaro. Difatti Levi, quando siamo a Matera, ha dedicato molto tempo ai Sassi, e io ho avuto il tempo di fare tutte queste fotografie. Guarda che io non le avevo stampate tutte, però adesso le ho stampate tutte, 70 fotografie. Probabilmente sono state fatte in una sola giornata, perché io con Levi ho girato tutta la Lucania, capito? Cioè, non è che ho fatto solo queste fotografie, ho fatto le fotografie
a Grassano, ho fatto le fotografie ad Aliano, ho fatto le fotografie nei paesi di Rocco Scotellaro, cioè abbiamo fatto, diciamo, siamo stati 3 giorni a viaggiare, siamo andati anche fin giù quel paese che adesso non mi ricordo come si chiama, quello che c'è le casse tutte uguali. Tursio, Colobraro, ce ne sono diversi. Un paese grande che c'ha tutte queste case che non ricordo adesso il nome. E c'è i pisticci. Pisticci, poi c'è le donne in costume, cioè è stato un viaggio veramente interessante. E io mi trovo con 400-500 fotografie girate in Lucania, che è una parte del mio archivio importante. Poi ho dedicato altro tempo al documentario, perché il documentario in quel periodo mi dava da vivere, mentre la fotografia in quel periodo non interessava a nessuno, questo tipo di fotografia. Difatti io l'ho messa nel cassetto e negli anni 80 poi l'ho tirata su. Una rassegna davvero imponente, dedicata alla figura e all'opera di Pierpaolo Pasolini. Ma siamo davvero sufficientemente maturi per fare i conti con una personalità così gigantesca? Mi sembra che la sfida richiama bene l'impegno dato. La mostra è straordinaria da un punto di vista filologico e dell'offerta, si completa con altri quadri che abbiamo costruito nello stesso momento. E Pasolini parla al mondo, Matera che si candida a capitale europea della cultura adopera questa tua in maniera straordinaria. Con quali occhi bisognerebbe guardare la mostra, la rassegna? In realtà non si tratta semplicemente di una mostra, è un percorso multimediale a 360 gradi. Sì, le tecniche sono ultramoderne e contemporanee, gli occhi sono quelli delle varie generazioni. Per quelli della mia che hanno 50 anni è un rivedere e rifare i conti con una delle operazioni più straordinarie del percorso pasoliniano. Per i giovani è un'opportunità per poter conoscere un intellettuale che ha grande influenza sulle loro aspettative, non di tutti ma di larga parte. E poi per il turista che visita Matera mi sembra un'opportunità straordinaria per la crescita dell'offerta che si propone a chi da tutto il mondo viene in questa straordinaria città. Quale messaggio trasferisce oggi l'opera di Pasolini alla città di Matera, ma oserei dire all'Italia e all'Europa intera? Ma considerato che il Vangelo è un'opera sua molto compiuta e molto attuale, che ben si incrocia con il pontificato di Papa Francesco, abbiamo già dei valori straordinariamente universali. E poi c'è il richiamo di un percorso che inizia, quello del 64, in cui i Sassi entrano in una nuova visione, in una nuova stagione, e che quindi ci permette di rianalizzare mezzo secolo dopo a che punto siamo arrivati. Quindi mi sembra un'opera molto straordinaria. Una mostra imponente, in realtà definirla mostra è davvero riduttivo, perché si tratta davvero di un percorso multimediale dedicato alla figura e all'opera di Pierpaolo Pasolini, che si innesta in un momento delicato per la città di Matera. Ma intanto credo che il valore sia già in sé importantissimo, fare una mostra 50 anni dal Vangelo secondo Matteo, nel momento in cui la città si candida, nel momento in cui Pasolini è così presente nelle cronache mondiali, uscirà il film di Abel Ferrara, a lui dedicato in occasione della mostra del cinema di Venezia, vuol dire saper cogliere bene lo spirito dei tempi e mettersi in sintonia con un grande argomento mondiale, il ruolo dell'intellettuale nei confronti della società. Se poi questa cosa va collegandosi al tema della candidatura, al tema dell'abitante culturale, del cittadino temporaneo, della coproduzione, ecco che vediamo che nel percorso della mostra un sacco di contenuti ci riportano da 50 anni fa a oggi, tutta la scelta degli interpreti quasi familiare, l'arrivo a Matera e la selezione dei protagonisti in loco, l'utilizzo degli spazi in questa grande metafora di Matera come Gerusalemme, sono tutti valori straordinariamente coerenti con la candidatura, ma è la cosa per me più importante è proprio questo ruolo di Pasolini stesso, che ci deve far capire
quanto l'intellettuale ci può portare avanti rispetto al presente della comunità e di quanto certe volte dobbiamo anche fidarci del sapere degli intellettuali. Credo che questo sia un grande messaggio che la mostra ce lo trasferisce in pieno. Siamo sufficientemente maturi per affrontare, fare i conti con l'immensa, gigantesca personalità di Pierpaolo Pasolini? Beh, come sempre no, ma non per colpa solo nostra, forse anche per colpa dei tempi. Oggi su Il Sole 24 Ore Giancarlo Ravasi aveva messo nel suo breviario il tema della lettura da parte dei giovani, del tasso di distrazione che c'è nella nostra società. Questa mostra ci impone anche un percorso attento, severo, sincero, del raccoglimento e anche quanto viene trovato a Matera da chi la visita. Quindi credo che i materani e i lucani dovranno avere la pazienza e i modi per entrare nella mostra e prendersi il tempo giusto per comprenderla, e tutto quello che prenderanno e porteranno con sé è un valore. Nessuno si sente escluso, nessuno si senta impari rispetto ai contenuti della mostra o del film o dell'opera poetica. L'importante è che questa cosa venga affrontata in maniera trasparente, limpida, come bere un bicchiere d'acqua. Si beva un bicchiere di Pasolini e quello che resterà sarà sicuramente buono. Anche perché la curiosità è una delle caratteristiche del cittadino, dell'abitante culturale, è una delle caratteristiche principali di un buon percorso di candidatura a capitale europea. Assolutamente sì, credo che anche tutta questa gente che sia qui in attesa per entrare alla mostra una domenica 20 luglio, quando rigorosamente potevano starsene al mare, diciamo così, sia un bellissimo motivo. E poi in questo momento a Matera non c'è soltanto la mostra di Pasolini, a Monastery si sta facendo di domenica un seminario sulle nuove tecnologie, in via San Biagio ci sono i pittori popolari che si esprimono a modo loro, con la loro spontaneità, in piazza San Giovanni c'è un grande concerto, siamo reduci della due giorni del Ragnatela Folk Festival, c'è un grande attivismo, direi un attivismo perfino, se posso dirlo con una battuta, innaturale in una città così piccola come Matera, ma evidentemente il germe portato da Pasolini 50 anni fa ha innestato dei valori unici che ci portiamo dentro e per i quali dobbiamo veramente ringraziarlo. La mostra nelle sue varie e interessanti articolazioni, ma un aspetto importante, un aspetto che emerge, è quello dedicato alla scultura. Ma più che scultura in sé, bisognerebbe parlare della presenza agli inizi degli anni 60 e della formazione di due gruppi fondamentali per le nuove tecniche d'immagine, ovvero il gruppo 63 per quanto riguarda la letteratura e le sue tangenze con la musica, con il teatro, anche con il cinema, e dall'altra parte con il gruppo 1 che, seguito e teorizzato da Giulio Carlo Argan, tenda le nuove strade delle tecniche immaginative, lo studio della percezione, e naturalmente queste nuove ricerche sono inserite per la prima volta nel clima europeo. Naturalmente viene subito fuori, per chi vedrà la mostra, cosa c'entra Pasolini con questo. Non c'è niente di peggio che pensare che un artista, un letterato, un intellettuale poliforme come Pasolini possa essere chiuso nel suo mondo. Il suo è un mondo larghissimo, di grandi vedute, e ricordare al tempo stesso che nel 1964, mentre Pasolini gira il Vangelo, viene inaugurata in Vaticano la porta di San Pietro di Manzù, che era un suo amico, e dall'altra a Venezia trionfa la pop art. Cioè tutto quello che era avvenuto in quegli anni in Italia tra la fine dell'informale e il cosiddetto trionfo del realismo viene soppiantato dalla pop art. Ora questi due gruppi che si formano in Italia, il primo a Palermo e il secondo a Roma, danno l'inizio al rinnovamento espressivo dell'arte non solo italiana. Quindi l'innovazione e anche il clima di innovazione che accompagnò la produzione di Pasolini. Certo, Pasolini ha sempre dichiarato che arriva al cinema senza conoscere nulla, quindi
quello che lui indicava come una mancanza era in sostanza una mancanza tecnica. Ora, queste nuove tecniche vengono dall'arte e all'arte lui fa riferimento. La straordinaria mostra dedicata alla figura e all'opera di Pierpaolo Pasolini dimostra ancora di più che puntare sulla cultura in Italia conviene davvero. Sì, e soprattutto quando cultura significa tante arti. Significa beni artistici, beni paesaggistici, cinema, arte, musica. Beh, credo che questa scelta di questa mostra sia davvero vincente proprio perché tiene insieme delle grandi qualità italiane. Siamo sufficientemente maturi per affrontare oggi la gigantesca figura di Pierpaolo Pasolini? Beh, probabilmente stiamo parlando di un intellettuale che interrogherà sempre le persone, le comunità. I suoi interrogativi in realtà poi escono dagli stereotipi del tempo e riguardano anche i percorsi personali, i percorsi di una società che naturalmente non è più quella di 40 o 50 anni fa, ma che si trova spesso con le domande e gli interrogativi di sempre. Chi siamo? Dove andiamo? Cosa stiamo facendo? Qual è il senso religioso della vita? Credo che queste siano le domande che accompagneranno gli uomini nella loro esperienza e che Pasolini ha colto così profondamente. I destini di Pierpaolo Pasolini e della città di Matera si incrociano ancora. Oggi come 50 anni fa, oggi ancora di più perché Matera sta vivendo la sfida di candidatura a capitale europea della cultura per il 2019. Lei cosa ne pensa? Beh, penso che sia una scelta, è stato giusto proporsi ed è giusto prepararsi ed è giusto che una città come con straordinari valori si metta alla prova con progetti importanti. Poi vinca il migliore, le città italiane sono tutte belle, l'importante però è sfidare anche la capacità progettuale, vedersi come saremo domani per conservare quello che abbiamo. Sfidare se stessi e cercare di superare i propri limiti. E credo che questa candidatura debba essere vissuta con questo spirito. Capire bene che cosa dobbiamo conservare, ma nello stesso tempo cosa dobbiamo accompagnare nel futuro, lasciare alle prossime generazioni. E credo che questa spinta della candidatura a città europea sia un buon insegnamento e anche un buon viatico. Questa imponente rassegna dedicata alla figura e all'opera di Pierpaolo Pasolini dimostra sempre di più che sulla cultura si può puntare in tutte le sue sfaccettature. Sì, avendo cura di riconnettere tra loro tutti gli elementi che a volte sembrano sparsi. Questa mostra è una prova di integrazioni tra saperi, sensibilità, culture diverse e anche tra esperienze diverse che lo stesso personaggio centrale che Pasolini ha compiuto, non solo in occasione del film Il Vangelo secondo Matteo, ma come concorso evidentemente ad una produzione letteraria, artistica, che si segnala per la poliedricità. Basterebbe pensare per esempio che Pasolini è autore delle musiche del film in questione, oltre che essere diciamo, lo sceneggiatore, il regista, l'autore di un'opera che è rimasta nell'antologia del film italiano ed internazionale, del cinema italiano ed internazionale. Quindi senz'altro anche per Matera questa è un'occasione favolosa perché, come viene ben detto, l'identificazione che 50 anni fa Pasolini propose tra Matera e Gerusalemme è particolarmente significativa, evoca grandi riflessioni anche per il futuro sviluppo turistico e culturale della città. I destini di Matera e di Pierpaolo Pasolini si incrociano ancora una volta, tra l'altro Matera sta vivendo un momento molto delicato lungo il percorso di candidatura a capitale europea della cultura. Lei è fiducioso? Io ritengo che Matera abbia tutte le carte in regola per concorrere al conseguimento di questo obiettivo molto ambizioso. D'altra parte, essere rimasta nel nucleo ristretto finale è un risultato notevole, legato a questa straordinaria esperienza culturale
che Matera ha vissuto anche in una proiezione nazionale ed internazionale, già con le personalità che con la sua cultura, il suo mondo, la sua storia hanno interloquito negli anni e che si sono anche ripiegate per valorizzarlo e proporlo al di fuori di Matera, al di fuori dell'Italia, quindi un bel risultato sicuro. I destini della città di Matera e di Pierpaolo Pasolini si incrociano ancora oggi come 50 anni fa, solo che oggi Matera vive la sfida del percorso di candidatura a capitale europea della cultura per il 2019. Che cosa viene qual è l'insegnamento di Pierpaolo Pasolini lungo questa strada? Beh, intanto Pasolini, così come facciamo noi, anche sulla base del suo insegnamento, si è concentrato sul valore straordinario del patrimonio storico, artistico, urbanistico, architettonico e soprattutto antropologico della città dei Sassi. Non è casuale che la sua scelta è dovuta fondamentalmente al fatto che trovò qui non soltanto delle mura, delle pietre, trovò degli uomini, delle donne, trovò dei bambini. Lui fu colpito anche dalle condizioni nelle quali ancora nei primi anni 60 i Sassi si trovavano, mentre erano oggetto dello svuotamento. Scelse quindi in qualche modo una comunità ancora sofferente, dolente. Oggi ovviamente è cambiato tutto, siamo di fronte a fatti straordinariamente positivi, 50 anni che hanno caratterizzato la nostra città, il nostro territorio, con un progresso impensabile 50 anni fa. La stessa lista UNESCO che ha accolto i Sassi e il patrimonio della Murgia, il paesaggio della Murgia, sottolinea quanto sia cambiato il rapporto e l'approccio con questo patrimonio. Non soltanto quindi, sembra che non siano passati 50 anni, siano passati 500 anni, quindi siamo andati a una velocità straordinaria, così come stiamo facendo in questi anni per promuovere la cultura dal Mezzogiorno. Il Mezzogiorno che a Matera trova una culla particolare. Io penso che abbiamo fatto bene a fare questa scelta e credo che la mostra di Pasolini a Matera nel 50° del Vangelo secondo Matteo sia davvero un elemento di appropriatezza straordinaria.